Amici Telesmuntiani, bentornati. Sono di nuovo qui per continuare il TG Smunto. Il TG Smunto, ragazzi, che dovete condividere. Amici Telesmuntiani, fedelissimi Telesmuntiani, tutti i nostri video li dovete condividere. Li dovete condividere dappertutto, ma soprattutto su Facebook, perché ragazzi, le visite di quello che sto vedendo stanno calando qui anche sul canale YouTube nostro, questo qui Telesmundo. Perché? Perché da quasi un mese mi hanno ricensurato di nuovo su Facebook. Secondo me questi qui, dato che non mi possono più censurare qui su YouTube, cioè censurare nel senso cancellare direttamente il canale, perché naturalmente devono trovare sempre le scuse, non è che possono farlo così evidentemente senza motivo, di nuovo mi censurano su Facebook, ingiustamente, l'avete visto ragazzi, su Facebook noi avevamo visibilità, cioè nel senso che io prendevo questi video di qui che carico qui su YouTube, li condividevo su Facebook, su vari gruppi, sulla mia pagina Telesmundo che aveva tanti iscritti, la gente poi li ricondivideva, si espandevano e naturalmente facevamo visite. E ragazzi, dato che mi hanno censurato a me, non posso farlo io, Telesmuntiani King, condividete, iscrivetevi in tanti gruppi di politica o di sport, dipende la tematica che io tratto, e condividete dappertutto e spammate sotto video di altri, spammate il telesmuntianesimo, è la parola del King. Tutti i nostri video, ragazzi, li prendete e li condividete, pure questo qui. Volevo fare una riflessione per quanto riguarda adesso i canali YouTube che parlano di politica, che si stanno, diciamo, che hanno più successo. Ragazzi, quali sono? Io vi posso dire che, oltre al fatto che, vabbè, noi non vogliamo parlare più di politica, solo ogni tanto facciamo una riflessione, King. Ragazzi, Zagami posso dire che, nonostante tutte le censure, tutti i canali che gli hanno censurato, ragazzi, è l'unico canale che sta sopravvivendo e che ha tante visite. Ragazzi, ogni TG, nonostante fa un TG di un'ora e mezza, due ore, ragazzi, dalle 5.000 alle 7.000 visite. Sono numeri, perché io sono andato a vedere, per esempio, Leonardo Leone, nonostante è arrivato a 120.000 iscritti, ragazzi, adesso fa video che fanno 5.000 visite, massimo 10.000. Mortisan stesso fa video che arrivano a 7.000, a 5.000, cioè nonostante ha 120.000 iscritti. Dentro la notizia, pure 10.000, 15.000 massimo, nonostante hanno tanti iscritti. Il Greg su YouTube non ci sta. Su Telegram fa video che fanno 2.000, 3.000, ragazzi, ha fallito pure il Greg. Il Greg fa il personaggio là su Telegram e stop. Su YouTube, ragazzi, sono poche le persone che sono rimaste. Secondo me l'unico è Zagami, che veramente fa politica e fa un DG. Fa, diciamo, un DG dove parla di politica nazionale, italiana, e poi internazionale. E il più completo è lui. Ditemi voi chi è rimasto. Di tutti quelli che parlavano durante la pandemia, che ragazzi, che sono esplosi con il successo, ditemi chi è rimasto. E poi noi di Telesmundo, ragazzi, siamo sempre rimasti e siamo sempre qui. Se non già avessero censurato su Facebook, ragazzi, eravamo sempre dalle 2.000 alle 3.000 visite ad ogni video di politica. Ragazzi, io voglio parlare di bodybuilding, di braccio di ferro, che è il mio sport. Condividete dappertutto i nostri video sportivi in gruppi sportivi, i video politici in gruppi politici. Ragazzi, aiutatemi, perché queste qui io sono sicuro che appena mi riattivano di nuovo Facebook fra qualche settimana, senza motivo di nuovo, mi ribloccano di nuovo. Perché io ho visto anche il pannello di controllo di YouTube, di questo canale, del mio canale, del nostro canale Telesmundo, che le visite, ragazzi, il 30-40% delle visite che arrivavano qui su YouTube, sul canale, arrivavano da Facebook, ho visto. E per questo motivo, amici, ho capito perché sono calate anche le visite. Nonostante il fatto che YouTube non manda le notifiche, vabbè, questo si sa, e già abbassa sempre ulteriormente la visualizzazione. Però anche il discorso che ci hanno censurato su Facebook. Avete capito, ragazzi? Perciò condividete, iscrivetevi anche al canale sportivo,
per vedere tutti i video sportivi, Arm Wrestling Show, e condividete Raffica, la condivisione è l'arma, ragazzi, del telesmundianesimo per strongare tutti questi figli di 'ndrocchia. Arrivederci.